Alessandro, vieni da agricoltura biologica, quindi si parla di vite. Questa cosa spesso suscita, diciamo, dei dibattiti e anche a volte delle polemiche, nel senso che il disciplinare, e comunque la legge, permette in cantina anche di una serie di deroghe, una serie di aggiunte. Tu sei attento a questa questione, a questa cosa, come lavorano la tua e le tue cantine? Certo, allora la dicitura esatta è vini provenienti da uve di agricoltura biologica, perché manca ancora un regolamento europeo che definisce la vinificazione biologica, cosa che uscirà adesso quest'estate. Però esistono delle norme private, degli organismi di certificazione che definiscono anche l'ambito della trasformazione. Noi rispettiamo le norme dell'organismo di certificazione che ci certifica, che è l'Istituto per la Certificazione Etica Ambientale, dove appunto nell'ambito di queste norme vengono previste una serie di limitazioni o divieti rispetto all'utilizzo di sostanze che si utilizzano nella vinificazione convenzionale. Ad esempio, noi abbiamo dei regolamenti che fissano il tenore di solforosa, che è decisamente più basso rispetto a quelli convenzionali. Non possiamo utilizzare sostanze modificate geneticamente, utilizziamo lieviti indigeni. Ci sono dei regolamenti che definiscono anche la fase di trasformazione biologica, che al momento non sono regolamenti europei e lo saranno nel giro di qualche mese.